diceva Chiara, io ho la voce forte, però se non parlate tra di voi riuscite a sentirmi. Se per caso qualche concetto non passa, piuttosto al massimo. Quanti di voi è la prima volta che vengono qua la sorgente, che mi conosco, diciamo che frequentano un mio corso? In questo momento io sto gestendo le mie emozioni e stasera parleremo di gestione delle emozioni. Quanti di voi sanno gestire le proprie emozioni? Bella domanda. Okay. A volte dipende, perché a volte dipende, perché entrano in gioco dei fattori che ci influenzano, oppure meglio, dei fattori che non che ci influenzano, dei fattori che noi lasciamo influenzarci. Intanto è importante che mi presenti, e io utilizzo una presentazione un po' particolare, perché al di là del mio nome è finito tornando, cioè noi non ci importiamo delle persone per il loro nome, noi ci importiamo delle persone per le emozioni che ci fanno provare. La vita, vi spiegherò e cercherò di spiegarvi in maniera semplice che la vita è fatta di emozioni. Noi viviamo semplicemente per soddisfare il nostro stato emotivo. Ecco, se volete registrare, se volete filmare, se volete prendere appunti, potete farlo liberamente. Non c'è niente di particolare, non c'è niente di top secret, parleremo di regole che non ho inventato io, sono regole che sono più nascono insieme al mondo, quindi non c'è nessun segreto da tenere. Quindi vi dicevo, noi tendenzialmente ci ricordiamo delle persone, delle situazioni per le emozioni che abbiamo provato. Quindi io stasera mi auguro di farvi vivere qualche emozione, quindi farvi trovare magari dei nuovi spunti di riflessione. Nella vita io sono una persona comunque curiosa, io mi definisco una persona curiosa alla ricerca continua di strumenti per migliorare la qualità della vita mia e delle persone che sono vicino a me. E che cosa faccio? Poi ognuno di noi ha un ruolo, un'attività, io faccio il formatore. Prima di iniziare vi do tre consigli. Il primo è di non giudicarmi. Cioè, non giudicate quello che vi dirò, non giudicate come lo dirò, perché a volte il mio pensiero è molto più veloce della parola, quindi potrei magari balbettare, potrei mangiarmi qualche parola, potrei sbagliare anche qualche verbo. Cercate di portare attenzione sul contenuto, perché noi tendenzialmente siamo abituati a giudicare. Il problema è che il pregiudizio, che è un programma mentale, ci porta a pregiudicare le persone e di conseguenza non ascoltiamo quello che veramente hanno da dirci. Potrebbero dirci delle cose interessanti, potrebbero dirci delle cose non interessanti, ma non lo sapremo mai, perché tante volte, sfido chiunque di voi, quanti di voi hanno pregiudicato una situazione? Vi è mai capitato? O una persona, non abbiamo dato modo né di esprimersi, né abbiamo dato il modo a questa situazione di verificarsi. Quindi primo consiglio, sospendete il giudizio nei miei confronti. Secondo consiglio, sospendete il giudizio nei vostri confronti. Perché la stessa cosa che vale per me, vale anche per voi. Tante volte la nostra evoluzione, il nostro cambiamento, il nostro miglioramento personale viene impedito dal nostro giudizio. Perché possiamo dire, se io avessi fatto così, e se... Vi è mai capitato di giudicarvi? Sì, sempre. Ok. Quindi qualunque cosa, poi stasera sospendete il giudizio nei vostri confronti. E terzo consiglio, e vi spiegherò il perché, non cercate di paragonare quello che vi dico con quello che già conoscete. Probabilmente dirò delle cose che già sapete, probabilmente dirò delle cose nuove, probabilmente per alcuni di voi dirò delle cose assurde. Se quello che voi conoscete in qualche maniera cozza con quello che vi dico, in automatico il vostro cervello, per non far fatica, tenderà a prendere per buono quello che conoscete e scarterà in automatico quello che io vi dirò. Quindi il consiglio è: prendete per buono tutto quello che vi dico e da stasera, da domani mattina, avete più di dubbio. Dubitate quello che vi ho detto. Andate a cercare le vostre soluzioni, le vostre verità. E questo è anche un consiglio quando si vuole cambiare, si vuole migliorare, se si vuole fare un cambiamento radicale, è fondamentale negare tutto quello che si conosce.
perché potrebbero esserci pregiudizi, preconcetti, abitudini. Quindi tante volte anche negli incontri one to one, una delle prime cose che facciamo è neghiamo tutto quello che per voi è certezza, perché solo liberamente andremo a vedere se ci sono attaccamenti, se ci sono, oppure se ci sono dei blocchi. Ok? Detto questo, possiamo iniziare. Allora, io ho un obiettivo e ve lo... voi avete un obiettivo, se ne qua per un motivo, giusto? Okay. Il mio obiettivo ovviamente è cercare di darvi non delle soluzioni, perché le soluzioni non ve le posso dare io, non ve le può dare nessuno. Questo è importante da sapere. La formula magica uguale per tutti, la formula magica di benessere, successo, non esiste. Esistono però delle regole certe che, se vengono applicate, ovviamente seguendo la propria identità, perché qui siamo una sessantina di persone, siamo 60 persone completamente diverse una dall'altra. Com'è possibile che quello che va bene per me possa andare bene per lei? Io ho un'esperienza, lei ha un'esperienza, io ho un modo di vedere le cose, lei ha un altro, io ho un modo di emozionarmi, lei ha un altro. Quindi ci sono delle regole, stasera parleremo delle regole, parleremo di cosa sono le emozioni e parleremo soprattutto di come le emozioni condizionano o influenzano la nostra vita. Quindi queste regole vi posso dire che, se le applicate con costanza, ma soprattutto seguendo la vostra identità, potreste avere dei buoni risultati. In quanto tempo? Anche questo nessuno lo sa in quanto tempo, perché anche il tempo è relativo. Per ognuno di noi c'è un tempo giusto per fare le cose, ma soprattutto, prima di iniziare, è importante osservare la propria situazione senza giudizio. Quindi io vi farò, tra virgolette, fare degli esercizi pratici e vi aiuterò a portare l'attenzione su quello che state vivendo adesso. Dopodiché c'è tutto un passaggio per cambiare proprio stato emotivo. Il mio obiettivo ve lo spiego brevemente con un video, che se qualcuno segue la mia pagina dovrebbe averlo già visto. Possibile avere
una formula magica uguale per tutti, perché partiamo tutti da punti di vista diversi. Però questo, se per lei era vero questo, per lei creava la sua realtà sulla base di quello che lei pensava. Perché la realtà non è quello che noi viviamo, è quello che noi pensiamo di vedere. Quei cani probabilmente pensavano di vedere il cancello chiuso. Ma torniamo al discorso del pregiudizio e del preconcetto. Quante volte abbiamo noi creato delle barriere ancora prima di iniziare ad agire? È mai capitato? È normale. Perché il nostro cervello lavora per programmi mentali. Ed è fondamentale ricordarsi, ha ragione lei? Boh. Ha ragione lei? Boh. Non lo so. Però siamo sempre abituati a dire è giusto e sbagliato. Vero? Avete mai classificato una cosa per giusto o sbagliato? Sulla base di cosa è giusto o sbagliato? Dal tuo punto di vista? Sulla base della tua esperienza? Sulla base della tua educazione? Sulla base delle programmazioni, sulla base dei condizionamenti? Del vissuto. E questi condizionamenti quanto possono limitare il migliorare la qualità della nostra vita o il cambiare la qualità della nostra vita? Possono? No. Non possono? Migliorare la vita? No, possono condizionare il miglioramento della qualità della vita. Possono influenzarvi? Influenzarvi okay. Al 100%. Puoi lasciarti anche influenzare. Stasera lavoreremo su tre piani. Un piano superficiale, un piano profondo e chiamiamolo un piano superiore. Per chi ci crede o non ci crede, c'è un piano superiore che poi è il collegamento con noi stessi, la nostra identità. Ma per, diciamo che stasera si può anche comunque immaginare solo di lavorare su un piano conscio, su un piano superficiale, su un piano profondo. Andremo a vedere quali sono le emozioni che noi riconosciamo, perché sono tre tipi di emozioni, le emozioni che noi riconosciamo, però tante volte le riconosciamo in maniera errata, però sulla base di questo ci influenziamo il nostro agire. Come si crea? Adesso andremo a vedere come si crea un pochettino la realtà, andremo a vedere i presupposti della creazione delle emozioni. Le emozioni le vedremo sotto tre aspetti, le emozioni. Il primo è un aspetto fisiologico, perché le emozioni sono delle variazioni fisiologiche, vi spiegherò. Secondo, l'aspetto psicologico. Terzo, un aspetto personale o spirituale. Andremo a capire come le emozioni possono in qualche maniera aiutarci a vivere bene, a migliorare la qualità della vita. La prima domanda che vi voglio fare è questa: come state? Bene? Bene? No. Che direbbe tu? Perché stai bene? Senza andare troppo nel particolare. Perché in linea generale, diciamo, tutti gli aspetti della mia vita c'è del buono. Ok. Perché stai male? Non sto bene, perché devo fare delle cose, queste cose non mi fanno stare bene. Anche se in linea generale va bene, ma queste cose mi aiutano. Ok. Che tipo di... puoi dirmi un'emozione che provi? Soddisfatta. Pensierosa. Nel pensiero cosa credete? L'emozione è uno stato, il pensiero è una cosa che pensa molto, però un'emozione, uno stato emotivo. Non so che mi fosse gioia o tristezza. Ok, però hai detto male. Sì. Ok, quindi già male, però non sa se gioia o tristezza. Quante volte vi è capitato di non inquadrare il vostro stato emotivo? Capita? Capita. Però quando mi chiedono stai bene, come stai? Sto bene? Se sto bene è perché in questo momento magari non va tutto bene, ma la mia sensazione è positiva. Magari in una parte delle aree della mia vita, che siano professionale, personale, noi abbiamo varie aree,
magari non tutte vanno bene, però io non ne soffro. Ci sono persone che hanno tutto e soffrono, ci sono persone che non hanno niente e sono felici. Da che cosa dipende questo? Da loro stessi. Da loro stessi. È un concetto che è semplicemente espresso con una parola, felicità interna. Felicità interna e felicità esterna. Andremo anche ad approfondire un po' il discorso di felicità interna e felicità esterna. Perché comunque noi decidiamo la qualità della nostra vita è determinata dalla qualità delle nostre emozioni. Sto bene, quindi il mio stato emotivo è positivo, soddisfatto, e in qualche maniera tutto quello che mi capita nella giornata lo affronto come? Con uno spirito diverso. Mi alzo, sto male, tutto quello che mi succede nella giornata lo affronto con uno spirito pessimo. E che cosa succederà nella giornata? Di tutto e di più. Ok, ma andiamo a vedere perché. Perché non è solo un modo di dire. È veramente, vi ho detto prima che lavoriamo su tre aspetti, fisiologico, psicologico e spirituale. Quindi a livello fisiologico le emozioni sono delle variazioni fisiologiche e condizionano il nostro agire. Vedete tutti più o meno? Okay. Sentite il fondo del vostro? Okay. Se avete qualche domanda, in qualche maniera cercherò di darvi una risposta. Ok, immaginiamo che quindi oggi io vi faccio una domanda: come stai, Vito? Bene. Perché bene? Bene, quando è che stiamo bene? Cerchiamo di dare una spiegazione, di essere chiari. Diciamo che bene quando provo un'energia, chiamiamola positiva, che poi andremo a vedere anche energia negativa, positiva, se vediamo che siamo abituati a pensare che l'energia negativa è qualcosa di brutto, invece l'energia negativa è fondamentale per la nostra vita. Abbiamo bisogno di vivere anche energie, emozioni negative, perché la nostra vita, adesso vedremo il presupposto, la nostra vita è duale, abbiamo bisogno di una carica positiva e una carica negativa. Le emozioni sono, dimostrato scientificamente, sono vibrazioni, perché noi siamo fatti di energia, dimostrato dalla fisica quantistica. Quindi emozioni positive, vibrazione elevata, emozioni negative, vibrazioni. E abbiamo bisogno, come la luce, ha bisogno del polo positivo e del polo negativo. Quindi emozioni negative non sono brutte, sono solo, chiamiamole, dei campanelli di allarme, sono dei paletti intorno ai quali girare. Andremo a vedere come le emozioni sono veramente il nostro strumento di evoluzione. Quindi, oggi sto bene, cosa vuol dire? Vuol dire che faccio una media, le aree della mia vita più o meno sono in equilibrio, oppure non ne soffro. Magari non ho il lavoro dei miei sogni, magari non ho la compagna dei miei sogni, però non mi pesa. E qui comincia il primo condizionamento. Ci hanno insegnato che dobbiamo farci una famiglia. Avete mai sentito? Ah, quante ne ha? E non sei ancora, sposata, non hai ancora dei figli? Perché noi abbiamo questa educazione, soprattutto in Italia, che c'è la famiglia. Sbaglio? No. E a volte questo bisogno della famiglia non è un bisogno nostro. Si chiamano bisogni indotti. Però, siccome io devo, usate la parola devo, è una parola molto tossica, devo. Sì. Perché dovere, se non lo faccio, cosa c'è? Una punizione. Prima il dovere, poi il piacere. Sono condizionamenti, sono modi di pensare, che però ci hanno portato ad agire. E emozione positiva vuol dire che diciamo che i miei bisogni li soddisfo, o se non li soddisfo non mi pesano. Okay? Ovviamente per lo stesso concetto sto male, quindi provo un'emozione bassa, un'emozione negativa, perché vi ho detto prima che ci servono emozioni negative, perché non si può vivere solo di emozioni positive, saremo dei dissociati dalla realtà. Infatti una delle più grandi trappole è il pensiero positivo. Cioè a tutti i costi
esagerare e vedere solo il positivo, ma attenzione, ci sta che sia positivo, ma deve essere un pensiero positivo, un sentire positivo e un agire positivo. Solo sul livello del pensiero, a meno che non abbiate una grandissima evoluzione, solo sul livello di pensiero è difficile cambiare. Il cambiamento avviene sul pensare, sentire e agire. Ovviamente quando ci si conosce bene, perché non si parla di evoluzione, evoluzione, tu sei illuminato, illuminato, non si parla di evoluzione, si parla di conoscere se stessi. Più ci conosciamo e più sappiamo agire e reagire velocemente. Quindi magari il nostro pensiero è più veloce, le nostre emozioni sono più controllate e gestite e le nostre azioni sono più semplici, facciamo meno fatica. E quindi questo ci porta ovviamente a migliorare e a vedere le situazioni, quando le situazioni cambiano, quando c'è il momento di callo, quindi c'è il momento di che sto arrivando all'emozione negativa, adesso poi vedremo il diagramma, immaginate il proprio una sinusoide, dove c'è, diciamo, le emozioni alte, le emozioni basse, la nostra vita è fatta così, ma anche il nostro cuore, se voi vedete il battito cardiaco, adesso mi viene in mente, l'elettrocardiogramma, come che fa? E quando fa così cosa succede? Sì, ma sì. La stessa cosa è che abbiamo bisogno di questa alternanza di energia, perché questa alternanza di energia ci dà energia. Ok? Quindi, quando vedo che le emozioni incominciano a scendere, sono in uno stato di euforia, vedo che comincia a scendere la situazione, che cosa fa una persona che si conosce bene? Interpreta questa discesa e reagisce o agisce subito. Non aspetta che questa situazione diventi panico, paura, terrore e tutto il resto. Quindi, invece magari di fare così e poi risalire, magari fa così e ha un andamento regolare degli stati emotivi. A tutti capita al mattino di alzarsi, a volte di alzarsi con la luna storta, o come dicono col piede? Sinistro. Sul terzo piede. Dicono col piede sinistro. Ma lì poi ci sono anche i condizionamenti che arrivano dalla religione sinistro, che è legato al femminile. Destro, comunque, sono tutti i condizionamenti che ci portiamo avanti. Quindi capita a tutti di alzarsi col piede sbagliato, il detto col piede sbagliato, e i casi sono due. O faccio in maniera tale di correggere il mio stato emotivo, o se no, la giornata sarà. E casualmente non è che troverò quello che mi taglia la strada, è che se ho un'emozione positiva, quello che mi taglia la strada non mi interessa, lo lascio passare. Dico, vabbè, ma quando sono agitato, andremo a vedere che le emozioni, siccome noi siamo fatti sì di energia, ma siamo fatti anche di acqua, le emozioni quando scorrono va bene, voi sapete che quando un fiume scorre va bene, quando si blocca ristaglia, quando si muove troppo velocemente evapora. E noi lo stesso, se parliamo di vibrazioni, quando abbiamo delle emozioni molto forti, vissute molto forti, ci scaldiamo talmente tanto che evaporiamo. Oppure se non viviamo più le emozioni, che siamo rassegnati, le nostre emozioni si bloccano. Oppure si dice si ghiacciano. Quando una persona non vive più le emozioni, cosa viene detta? Che una persona Invece che immaginate lo scorrere è questo. Né troppo qua, né troppo perché non va bene, neanche troppo. Quindi ci vuole il giusto andamento. Quindi oggi, se mi sento bene, mi dovrò ricordare che non ci può essere sempre il sole, non può piovere per sempre, ma non ci può essere sempre il sole. Quindi, se sto bene, cercherò di fare un qualcosa per mantenere il mio stato emotivo positivo, per mantenere in equilibrio la qualità della mia vita. E se invece non sto bene, non faccio il cambio, giusto? Fai così e cambio. Così? È immediato? No, perché? Quindi immaginiamo che qua sia domani. Non mi piace la mia situazione, ma non mi piace. Giusto? Sì, non è facile. Lo fate? No. Tutte le volte che posso. Tutte le volte che posso.
Lì poi ci sono i vari approcci. C'è chi si mette tanto a cambiare, c'è chi si blocca e prima o poi qualcuno lo cambia, perché il mondo comunque va avanti, la terra va avanti, e quindi o cambiate voi o qualcuno vi cambia. Ma perché è difficile cambiare? Il primo motivo per cui è difficile cambiare è l'atteggiamento con il quale affrontiamo le situazioni. Noi abbiamo tre, diciamo, tre stati. Il primo è la rassegnazione. È proprio la rassegnazione. Quando noi pensiamo che la situazione sia irreversibile, tanto non cambia, tanto la situazione non cambia, tanto è così, che cosa succederà? Chi me lo fa fare? E qui cominciamo a vivere dipendenze. Dipendenze da che cosa? Da un qualcosa o da qualcuno. Mi aspetto che la situazione cambi, mi aspetto che lui o lei cambi. E la rassegnazione, secondo voi, che cosa equivale? Al fiume che scorre? L'atteggiamento, il primo atteggiamento è la rassegnazione. Si può vivere, attenzione, non solo condizioni assolute, tutto è relativo. Possiamo aver vissuto le situazioni dove ci siamo rassegnati, ma possiamo anche vivere tante situazioni dove non siamo rassegnati. Niente è assoluto. Sono tutti, siccome tutto cambia, anche il nostro stato cambia. Da che cosa dipende il tipo di approccio? Dipende dai nostri, dalle nostre credenze, dalle nostre esperienze, dall'educazione. Perché io oggi sto bene o non sto male, ricevo uno stimolo. Come funziona il nostro corpo? Riceviamo uno stimolo, vediamo una cosa, incontriamo una persona, il nostro cervello deve classificarla. Incontro lei, è bionda, un'esperienza, un ricordo, una persona bionda, in automatico cosa faccio? Mi metto sull'allerta. Perché questo? Perché il nostro corpo, che è la macchina perfetta, ha vari programmi, e qui entriamo anche nel discorso dei bisogni. Il primo programma fondamentale del nostro corpo è quello della sopravvivenza. Quindi noi siamo programmati per sopravvivere. Ok? Quindi abbiamo, il nostro cervello è composto di varie parti, ma soprattutto c'è una parte che si chiama rettiliana, dove ci sono dei programmi sui quali, noi non possiamo intervenire, perché sono i programmi di respirazione. Meno male che abbiamo dei programmi che ci aiutano a respirare, perché sennò dovremmo ricordarci: adesso inspiro, adesso espiro, adesso faccio battere il cuore. Per fortuna ci sono dei programmi automatici, che sono poi i programmi della sopravvivenza, che funzionano anche senza il nostro volere, senza il nostro intervento diretto. Ovviamente possiamo anche decidere di smetterla di respirare, però il nostro corpo cercherà di opporsi fino a quando riesce. Quindi, che cosa succede? Gli animali, avete mai visto un animale quando vive un pericolo, che cosa fa? O si blocca, o aggredisce, o scappa. Quando il nostro cervello, programma, primo programma fondamentale della sopravvivenza, vede un pericolo, o presume che ci sia un pericolo, il cervello rettiliano entra in azione, attraverso il sistema nervoso manda un impulso alle ghiandole surrenali che producono adrenalina. L'adrenalina che cosa fa? Mette in allerta tutti i muscoli. Però anche qua vediamo, l'adrenalina può essere usata in maniera utile o in maniera non utile. C'è la curva dello stress, non so se avete mai visto la curva dello stress. Ad esempio,